finora sono passati di puntata in puntata, con il sì dei giudici, e ora si giocano l'ingresso al prestigioso live di X Factor 2018. Mocaston, Boulander e Enza Castelli sono loro i concorrenti toscani che hanno conquistato un posto agli Home Visi. In onda su Sky1 giovedì 18 ottobre, visibili in chiaro il giorno dopo sul digitale terrestre di TV8. Conosciamoli meglio. Chi sono i Mocaston? È una band pisano-versiliese composta da 4 componenti, che ha fatto del crossover il suo marchio di fabbrica, muovendosi tra diversi mod. Gabriele Capri, 22enne di Cenaia Pisa, ha fondato il progetto nel 2012. Poi si è unito alle tastiere e al sintetizzatore Pietro Spinelli, che arriva da Volterra, seguito dal batterista viareggino Gabriele Guidi e dal batterista Lorenzo Palmè Palmerini. A X Factor 2018, i Mocaston hanno subito giocato il loro asso nella manica, l'inedito Grazie di che è piaciuto a tutti i giudici, ad eccezione del dubbioso Fedez, mentre ai Bootcamp hanno proposto la cover Renegades of Funk dei Rage Against the Machine con il testo della strofa riscritto in italiano da Moca, canzone che ha conquistato la giudice Asia Argento. Boulander con un altro gruppo molto interessante dall'originale sound trip hop, un trio di ragazzi iraniani che si sono conosciuti in un liceo di Teheran e che poi sono arrivati a Firenze per continuare i loro studi. La cantante Laylow, accompagnata da Payman Fa e Saida Man, hanno iniziato a esibirsi in città per poi vincere il contest Toscana 100 Band della regione pubblicando il loro primo album Floating Trip. Hanno subito stregato pubblico e giudici di X Factor con una cover di Get Busy di Sean Paul e poi, ai Bootcamp, con Maybe Tomorrow degli Stereophonics. Per saperne di più ecco il nostro articolo su chi sono i Boulander. Renza Castelli a X Factor 201.829 anni. Viene da Pietrasanta Lucca e come cantautrice ha già girato l'Italia per concerti e spettacoli. Si è formata all'Accademia La Voce di Fulvio Tomaino e nel 2017 ha ripartecipato al tour Music Fest, il festival internazionale della musica emergente, ricevendo il premio Mogol, dal cantautore in persona. Renza Castelli ha portato a X Factor 2 cover, prima la sua interpretazione di Wait in Vain di Bob Marley, che le ha fatto guadagnare 4 sì dei giudici, poi l'esibizione con Mad About You degli Overphonics durante i Bootcamp e che le è valsa una sedia assegnata da Fedez.